Stasera ci sta guardando, abbiamo l'ufficialità. Lei ha detto però, caro Di Pietro, che conosce Milano. E adesso qui casca l'asino. Noi abbiamo preparato... Diciamo che conosci milanesi. Conosci milanesi. Allora, vediamo un po', gli facciamo un test. Perché dovete sapere che pure per arrivare qua, mannaggia la miseria. Allora, abbiamo fatto un test, 5 domande, 5. Vediamo un po' quanto conosce Milano. Prima domanda, Antonio, quanto sei milanese? Qual è il simbolo di Milano? La Madonnina, il biscione, la scrofa semilanuta o il panetun? Ma io pensavo che fosse la Madonnina. No, no, la Madonnina no. Il vero simbolo di Milano che risale ai tempi dei Visconti è il biscione. Che poi è anche il simbolo dell'alfa, il simbolo di tante altre cose. Sì, giusto, però è molto importante. No, scusate, anche... ma la scrofa che ci azzecca. La scrofa è un altro simbolo fondamentale, perché lei lo trova su molti palazzi a Milano. Se guarda bene, si chiama scrofa semilanuta, milanuta. È da lì che nasce il nome Milano. Seconda domanda, qui bocciato, qui bocciato. Allora, ma qui mi boccio dappertutto. Antonio, dove si trova l'ultima cena di Leonardo? Nel Duomo, Santa Maria delle Grazie, al Castello Sforzesco o al Museo della Scienza e della Tecnica? Invito, come si chiama, il Sgarbi a darmi una mano. Sgarbi a darmi una mano, allora nel Duomo lo escludiamo, Castello Sforzesco direi di no, andiamo nella Santa Maria delle Grazie, che invitiamo invece tutti ad andare a vedere, perché è una cosa da togliere il fiato, anche qui non benissimo. Ma non sei stato neanche a vedere le cose di casa tua, che non sei un cazzo. Ale, via, sai. Terza domanda, vediamo un po', chi diede il nome Rinascente ai magazzini Bocconi dopo l'incendio che li distrusse? Bettino Craxi, Vittorio Sgarbi, Gabriele D'Annunzio o Elena di Savoia? Tic tac, tic tac, tic tac. Rinascente ai magazzini Bocconi. Sarà Bettino Craxi? No, perché nel 1906 fu Gabriele D'Annunzio. Quindi da lì, anche perché la Rinascente è un simbolo di Milano. Altra domanda, vediamo un po'. Qual è l'argomento, o meglio, il tema di Expo 2015? È la salute, la moda, il mercato globale o l'alimentazione? L'alimentazione. L'alimentazione, perfetto. Era l'ultima domanda, o forse ne abbiamo un'altra ancora? Ah no, l'ultimissima. Ofelè fa il tomistè. Questo è un detto famosissimo a Milano. Cosa significa? Vivi e lascia vivere, non rubare, Ofelio fai i mestieri di casa, oppure a ognuno il suo lavoro. Qual è la traduzione di Ofelè fa il tomistè? Vivi e lascia vivere. No, è ognuno a ognuno il suo lavoro. Ai, quindi sul dialetto bisogna... E allora su quest'ultimo vuol dire qualcosa di Pietro? L'ho visto, la vedo un po' basito. Vivo e lascia vivere, Ofelè fa il suo mestiere. Ofelè sarebbe il pasticcere.